già stasera è uscita a cena. In fondo adesso il mondo è la sua casa. Tanto pensa che strana la sorte. Mirko Palazzi, Lord Arturo, Miss Lucia, Edgardo. Il tuo personaggio è il testimone di una scia di sangue. Ma quanto è incolpevole Raimondo Bideband? Nella pratica, secondo me, è colpevole, però cerca da parte sua di rendere questa cosa, di aiutare Lucia. E nel modo in cui può, e diciamo che è un po' un don abbondio, nel senso che non prende una posizione concreta, anche perché credo che lui dipendesse dalla famiglia, anche come per la sua figura dipendesse dalla famiglia anche economicamente, e quindi cerca di aiutare Lucia mandando, lui ha conoscenza della relazione e cerca di aiutarla mandando una lettera che Lucia manda a Edgardo, la manda tramite lui, e questa è la sua parte d'aiuto. Poi comunque in tutti i concertati che noi non sentiamo le parole, lui ha comunque parole di pietà e di rabbia, però in un certo senso non può fare altrimenti, anche perché forse è anche vittima lui stesso della società. Davide Luciano, Lucia di Lammermoor e prima ancora la sposa di Lammermoor, di Walter Scott. Il romanticismo non è mai stato così forte, così potente. Anche se devo dire che c'è anche un po' di belcantismo dentro, all'interno di quest'opera, soprattutto per quanto concerne la parte di Lucia in alcuni spunti, ma è pieno romanticismo, assolutamente. E il mio personaggio, soprattutto, specialmente, ha proprio i tratti, i caratteri di un baritono romantico a tutti gli effetti, con toni, diciamo, assolutamente drammatici, sfumature molto drammatiche e melanconiche. È un legato, un grandissimo legato, e una scrittura anche abbastanza centrograve per un baritono, diciamo, di quell'epoca. In effetti era un basso all'epoca, il primo interprete della parte, se non erro Tamburini, se non mi sbaglio. Quindi diciamo che assolutamente io mi calo in questa parte dopo aver fatto tanto bel canto, tanto Rossini, tanto Mozart, e mi sento davvero pronto, e credo che sia una scrittura assolutamente adatta, che si assolutamente adatta alla mia vocalità e al mio tipo di carattere, non solo musicale, vocale, ma anche psicologico, dalla parte prettamente, diciamo, interpretativa e umana del ruolo.